Bentornati sul canale Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Castle Freak. Will unleash his most terrifying creation. Stuart Gordon's Castle Freak. There's somebody else here. There's somebody in the castle. We want you to search the castle. Film del 1995 di Stuart Gordon con Barbara Crampton e Geoffrey Combs, entrambi già protagonisti di Reanimator con Stuart Gordon. Pellicola liberamente basata sul racconto del 1921 L'estraneo di Lovecraft. Due coniugi, diciamo, in crisi, insieme alla figlia cieca, si trasferiscono in Italia, in un castello che l'uomo della coppia ha ereditato. Loro sono americani. Misteriosi avvenimenti accadranno all'interno del castello. Non vi dico molto di più sulla trama, perché appunto la trama è da scoprire. Vi posso dire però che la sceneggiatura è solida, ben costruita e racconterà drammi familiari antichi e attuali che si intrecceranno in questa ambientazione classica da film horror, dove vediamo un castello e un mostro che lo abita. Niente di più classico. Il film è ambientato in Italia, in Umbria, per l'esattezza nel castello di Giove, in Strada Vecchia di Attigliano a Giove, appunto, provincia di Terni. Ottime le interpretazioni dei due protagonisti, che tengono alta, diciamo, la qualità della narrazione. Un po' meno quella degli attori di contorno, che sono nella maggior parte dei casi italiani e presi in loco. Tra cui anche Luca Zingaretti, conosciuto da molti come il commissario Montalbano, un giovanissimo Luca Zingaretti nei panni del comandante dei carabinieri. Proprio per questa particolarità, per cui i due coniugi sono americani e vengono in Italia, ci saranno diverse battute e scambi di battute in italiano e in inglese. Per questo motivo consiglio la visione di questo film in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Il film è veramente molto classico, ma funziona molto bene. Non mancano scene un po', diciamo, hot e soprattutto scene splatter veramente ben fatte e fatte soprattutto alla vecchia maniera. Bravissimo Jonathan Fuller, che interpreta il Freak, non vi dico altro, un personaggio interpretato solo ed esclusivamente tramite una recitazione fisica, corporea. Da notare come Stuart Gordon sia stato molto attento ai dettagli nell'ambientare questo film in Italia. Troviamo un'ambientazione molto credibile, con miriadi di dettagli come le sigarette che fuma la prostituta, che sono MS, giornali, il cibo che i protagonisti mangiano in questo film. L'ambientazione è veramente molto credibile, non gioca, come capita spesso a certi film americani, a, diciamo, prendere in giro, caratterizzare un po' troppo l'italianità. Insomma, non vedrete gente in gondola magari in città dove non ci sono non vedrete gente col mandolino, cose che insomma sono un po' degli stereotipi tipici, no? che vengono usati quando gli americani ambientano in Italia un film. Nel DVD di Home Movies, faccio vedere anche il retro, trovate anche Castle Speak, l'intervista al regista, che è veramente da guardare subito dopo la visione, perché vi darà un po' l'idea di come è stato realizzato il film ed è veramente una cosa che arricchisce tantissimo l'esperienza. Trailer e altri contenuti speciali che adesso non so bene... c'è anche il cortometraggio inedito di Charles Band, questo lo andrò a vedere magari stasera. Quindi andate assolutamente a vedere l'intervista a Stuart Gordon negli extra. Da questo film non mi aspettavo tantissimo, perché pensavo che Stuart Gordon, che ne so, avesse sparato le migliori cartucce con Reanimator, quindi pensavo sì, comunque la bravura c'è, ma invece mi ha stupito tantissimo. È un film che è entrato veramente nel mio cuore, perché ci sono tantissimi elementi narrativi struggenti, coinvolgenti, drammi familiari, eroismo, sacrificio. Ci sono veramente tantissimi temi che io amo tantissimo nel cinema e soprattutto quando vengono inseriti nell'horror. C'è il mostro, c'è il tema del bene e del male. Non c'è il bene e il male, c'è il male che rovina un po' tutte le cose. Quelle belle le trasforma in brutte, trasforma le persone in persone brutte e le persone in mostri. Il male
male che come una specie di virus intacca tutto ciò che invece potrebbe essere più bello. Sapendo che era ambientato in Italia, nel cercare dove si trovava questo castello in Umbria, sono andato incontro a diversi forum dove si parla del film e ho trovato veramente tantissimi commenti indegni che attaccavano questo film dicendo che era una poverata. Io posso solo dire che chi ha scritto questi commenti è indegno lui ed è semplicemente un frustrato brufoloso che scrive dietro una tastiera, perché questo film è un vero cult, molto classico, sicuramente non ci sono elementi innovativi, ma è veramente un film curato, molto bello, a me è piaciuto molto. Chicca finale, è notizia piuttosto recente che il film di cui stiamo parlando avrà un remake curato da Full Moon e Fangoria, che hanno deciso di collaborare per questo progetto, hanno già dichiarato quale sarà il cast e il team creativo che svilupperà questo remake. La colonna sonora sarà affidata al compositore italiano Fabio Frizzi. Fabio Frizzi è il fratello maggiore del compianto Fabrizio Frizzi. Il suo apporto al genere horror però risale agli anni 70-80. Stiamo parlando di un professionista che ha curato le musiche di film di Lucio Fulci, per esempio, con Zombie 2 o E tu vivrai nel terrore dell'aldilà, Paura nella città dei morti viventi, eccetera. Ha lavorato con Bava e altri e tantissimi altri registi horror, quindi direi che è una scelta piuttosto che azzeccata. Questo è tutto per la recensione di Castle Freak. Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di Castle Freak e ci vediamo al prossimo video.